Ciao Walkers, siamo nel paesino di Tirolo, in Trentino Alto Adige, Süd Tirol. Oggi faremo un'escursioncina sul Monte Muta, questo alle mie spalle, tipo 2000 e passa metri. Prima parte abbastanza in ombra, ripida. Era circa un'oretta che sono partito dal paese di Tirolo. Piccolo aneddoto, piccola pillola. Il paesino di Tirolo si chiama così perché c'è il castello di Tirolo e dà il nome a tutta la regione del Tirolo, che comprende parte dell'Austria, l'Austria meridionale, e l'Alto Adige, detto anche Südtirol. Ora andiamo avanti sperando che ci sia qualche rifugio aperto per mangiare più avanti. Eccoli lì, i masi di montagna. Però noi faremo una deviazione per arrivare alla vetta, dice 1:30. Ecco, si iniziano ad apprezzare i classici profumi, odori di montagna. Guardateli che bellezza. C'è ancora un po' di foschia, però vi assicuro che il panorama è bello, spero che dopo migliorerà. Siamo a un bivio, prenderemo la strada larga e comoda o la strada stretta. È la strada stretta. Ragazzi, qua il vento ha fatto una vera strage, guardate qua, quanti alberi sradicati, 1, 2, 3, 4, là sopra, qui il vento non scherza, eh. Voilà che roba, voilà. Ed eccolo là, il fiume Adige. Non so se avete in mente quella sensazione quando il sudore della fronte vi scende sulle sopracciglia e poi va fino agli occhi, fino a farveli bruciare. Non so se ce l'avete in mente, io sì. Ecco, qua inizia la neve ad aumentare. La cosa buona è che ci sono questi corrimano che aiutano. Io purtroppo non ho ramponcini, però ho visto che ci sono altri escursionisti che stanno come me. Quasi finito l'acqua, però grazie a Dio c'è tanta neve, quindi ne approfittiamo. Neve fresca. Lo snack genuino, sano, rinfrescante, ma soprattutto gratuito. I corrimano qua diventano dei corripiedi da quanto è alta la neve. Ok, vai lassù, si intravede la croce. Sembra vicina, ma ci vuole ancora un po', chi me l'ha fatto fare? Da questo punto non ci sono più corrimano, quindi la salita è anche più ripida e non me la voglio rischiare, quindi direi di finire qui. Comunque siamo arrivati a un buon punto, come spero possiate vedere, c'è un po' sempre di foschia, quindi poi questa telecamera non è un granché. Però quella là sopra è la punta del Monte Muta. È un par di ciuvoli, è finita, mo tocca tornare giù con molta attenzione. Qua mi servirà la compagnia del mio bastone. La più difficile è passata, ora sto andando a mangiare, si spera. La foschia sia un po' diradata e qui c'è anche un bel punto panoramico. E giù tutta la vallata. Da questi telescopi si possono vedere tutte le vette col nome. E vai ragazzi, si mangia!
Bene ragazzi, dopo questa bella magnata è stata una bella impresa, 5 orette di cammino fino alla pausa ristoro. Non sono arrivato in vetta, però come dice l'anonimo dei baci perugina, e sono i nostri limiti che ci fanno grandi. Bene ragazzi, con questa bellissima vista e dopo questa grande magnata finisce questa puntata speciale di The Walkers. Seguiteci nei nostri canali, è stata una bella passeggiata. Da qui è tutto, The Walkers, a voi la linea.